Ciao a tutti, io sono Matteo Valenza e benvenuti nel canale di Model 3 Italia. Oggi proveremo ancora a spingere Tesla Model 3 Performance dal 100% di batteria allo 0% e vedremo in autostrada divertendoci a 130 km/h come si comporterà la nostra macchina. Ma, amore, tu vieni? Sì, vengo. Ci sarà anche lei. Eccoci, allora abbiamo reso le cose un pochino più interessanti. In questo momento c'è una forte pioggia e un forte vento. Proveremo ad andare a Modena, al supercharger di Modena, e a tornare indietro. Teoricamente dovremmo arrivare a Modena con il 51% di batteria. Quindi dovremmo poter riuscire a tornare indietro, altrimenti carro attrezzi. La batteria in questo momento è carica al 99%. Dovremmo arrivare a Modena, al supercharger di Modena, con il 51% di batteria. Se la batteria dovesse essere al di sotto del 50%, diciamo 40%, dovrò necessariamente fermarmi a Modena per ricaricare. E poi vedremo, oppure no. Vedremo, deciderò il da farsi in viaggio. Quando entriamo in autostrada facciamo una gag, che io dico a 180 in autostrada e tu dici andiamo a comandare. Andiamo a comandare. Dai, proviamo. A 130 in autostrada. Andiamo a comandare. Andiamo a comandare. Andiamo a comandare. Esatto. A 130 in autostrada. Andiamo a comandare. In Tesla in autostrada. Andiamo a comandare. Vado. In Tesla in autostrada. In Tesla in autostrada. Andiamo a comandare. 130 in autostrada. Andiamo a comandare. Ragazzi, siamo stati abbastanza ottimisti, ma allora qui mi dà 100, prima mi dava 170 km, adesso vabbè 166 km a Modena, per arrivare a Modena, e vedete che dice stima viaggio andata e ritorno meno 5% in questo momento, mi dice meno 5% che siamo appena partiti. Siamo appena partiti. E adesso siamo in autostrada e andiamo a comandare. E cercheremo di mantenere una velocità di crociera attorno ai 130-135 km/h, come fosse la normalità. Io sono comunque in autopilot, che si sta comportando molto bene. Siamo partiti da poco e il nostro consumo è già a 222 kWh, sono 25 minuti che siamo in strada e possiamo vedere il consumo dell'energia, è abbastanza alto, quindi vediamo come andremo avanti. This is not a Christmas song, this is not a Christmas song, this is not
a 121 km dalla partenza, abbiamo speso 30 kWh per 244 wattora al chilometro. Siamo in autopilot, c'è forte vento, ha appena smesso di piovere, siamo in direzione di Mantova e arriveremo a Mantova con il 40%. Inizialmente l'auto ci aveva promesso di arrivare col 50%, probabilmente tenendo una guida sui 90 km orari ci saremmo forse anche riusciti, ma come vedete la guida è fissa 130-135. Sto cercando di mantenere molto alto il ritmo, abbiamo un riscaldamento acceso praticamente da quando siamo partiti, il 1.8 idem, cioè l'antiappannamento. E allora, per quanto riguarda i consumi, adesso mi stima 185 km di autonomia e cercheremo di mantenere alto il ritmo, vediamo come arriviamo a destinazione, che dovrebbe essere tra 33 minuti a 55 km, e lì sarà la, diciamo, la tappa, prima tappa del nostro viaggio, e poi torneremo indietro. Ok, siamo a 155 km, è un'ora e mezza che stiamo guidando, 245 watt ora al chilometro e ci siamo quasi. Allora, tra 5 minuti arriveremo al supercharger di Campogliano e lì faremo inversione e torneremo indietro. Vediamo i consumi. Allora, in questo momento la batteria è al 47%. Arriveremo a Campogliano al 46%. I consumi attualmente stimano una 164 km di autonomia. Abbiamo mantenuto una velocità media costante di 130 km orari quando possibile, ma quasi sempre. Poi in autostrada c'è gente che mi sorpassa i 200, però fa niente. Siamo sulla Brennero e ci siamo quasi. Ok, siamo arrivati al supercharger di Campogliano, che è dentro il Best Western. Sono 8 stalle e è completamente libero. Ora proviamo a vedere se riusciamo ad arrivare al supercharger di Elnos senza ricaricare. Elnos Shopping, ricerca supercharger lungo il percorso. Bene, quindi mi dice già che non riesco ad arrivare a Elnos. E se io rimuovessi le soste per la ricarica? Ok, vedete, il navigatore mi dice: se state sotto i 125 km orari riuscirete a raggiungere la destinazione, e noi è così che faremo, non proveremo assolutamente a ricaricare durante il viaggio e vedremo di fare quello che dice il navigatore. Certo, una persona normale ricaricherebbe qui, ma noi non siamo normali. No, proviamo. Allora ragazzi, è proprio una sfida, è proprio una sfida. Ora la nostra batteria è, che cazzo, vediamo, 45%, e se manteniamo una velocità sotto i 125 arriveremo con il 5%, quindi se può fare, se può fare, se può fare, se può fare. E vedremo quanti chilometri saremo riusciti a fare. Come promesso, non abbiamo ricaricato assolutamente. Infatti vedete che dall'ultima ricarica abbiamo fatto 163 km usati 40 kW a 245 watt ora al chilometro. Ora prendiamo l'autostrada, si riparte e ci risentiamo tra una cinquantina di chilometri.
e vediamo come va. Aia aia ragazzi, qui il vento è molto molto forte, infatti si dice di stare sotto i 115 km orari per raggiungere la destinazione, quindi ascoltiamolo e ci mettiamo a 115, anzi sto sotto, quindi vuol dire 110. Ci mettiamo a 110 e vediamo se ci arriviamo. Ok, ho provato a riportare la velocità a 130 e dopo circa 15-20 secondi che ero fisso a 130 è ancora uscito il messaggio di stare sotto i 110 per raggiungere la destinazione. Stiamo sotto i 110, la prima era sotto i 115 in realtà e adesso stiamo a 108 e proviamo a vedere se arriviamo. Aia ragazzi, siamo messi male, ricarica necessaria per raggiungere la destinazione, quindi qui mi sa che bisogna fare qualcosa di serio perché altrimenti rischiamo veramente di rimanere a piedi e questo non è accettabile, soprattutto di domenica. Qui non sarà facile arrivare in fondo, Ci manca ancora un bel po' prima di arrivare, siamo al 33% di batteria, ma non so se riusciamo ad arrivare al supercharger. E quindi vediamo. Vediamo se ci sono supercharger in zona, volendo sì, c'è il supercharger di Verona, ma io non c'ho voglia di andare a Verona, non c'ho voglia. Io voglio arrivare a Ennos, quindi vedremo di arrivare a Ennos. Io mantengo i miei 108, vediamo. Ai 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 ai, ricarica necessaria per raggiungere la destinazione. Che famo? Andiamo a ricaricare? Proviamo ad abbassare la velocità, dice mia moglie. Proviamo. Sono comodi sedili così, eh. Eccoci, allora siamo tornati i nostri vecchi amici 90 km orari e magicamente l'autonomia è salita parecchio, ora siamo a 100 km di autonomia, per arrivare al supercharger ce ne mancano 71 e 40 minuti, quindi ce la facciamo tranquillamente e ad una velocità così diciamo che potrei anche provare ad aumentarla, anzi facciamo così, la aumentiamo a 115, proviamo ad aumentarla a 115 e vediamo tra qualche minuto se la cosa cambia. La cosa è cambiata immediatamente, 92 km di autonomia, 91 km di autonomia e dice di stare sotto i 110 almeno per arrivare a destinazione. Tra pochi minuti, quindi 5,6 km, dovremo prendere la Milano-Venezia. Vediamo. Ok, ecco un'altra cosa curiosa: quando dobbiamo arrivare, quando non sa a quanto arriviamo, o quando probabilmente è sotto lo zero, non ce lo fa vedere, ci dà un triangolino arancio, anzi giallo, con un punto esclamativo. E però dovremmo secondo me farcela, anche perché comunque dopo lo 0% la macchina continua ad andare per qualche chilometro, come le auto normali a benzina, a gasolio, anche dopo che si è a zero si continua ad andare per un po'. Ok, siamo entrati nella soglia di allerta, mancano 100 km, cioè abbiamo solo 100 km di autonomia e all'attuale velocità di 110 km orari dovremmo riuscire ad arrivare al 3%
al supercharger di Elnos, dove vedremo la ricarica. Non di molto, però qualcosina per almeno arrivare a casa. Abbiamo ancora 91 km per raggiungere la destinazione. Siamo passati da 135 a 130 fino a metà viaggio, poi 125 120, poi 90 per un tratto circa 25-30-35 km a 90 orari, e adesso da qualche chilometro spinto un pochino di più sui 110-115, perché so che la macchina può arrivare a destinazione e quindi sono un pochino più tranquillo e cerco di spingerla al limite. I consumi adesso qui ci sono salite e discese, saliranno un pochino, spero di riuscire a mantenere l'autonomia a questa velocità. In teoria dovremmo farcela, perché abbiamo ancora 57 km per arrivare al supercharger di Elnos, quindi dovremmo farcela. In questo momento siamo a 255 km, abbiamo speso 59 kW per 230 wattora al chilometro. Vedete che da quando siamo partiti, cioè dalle 11.15, quando ci siamo fermati a bere il caffè, sono passati 93 km, abbiamo guidato per un'ora, a un consumo medio di 204 wattora al chilometro, contro i 229 wattora al chilometro che sono relativi a tutto il viaggio fino ad ora. Ma ritorniamo ai nostri 130, o quasi, dai, 125. Mancano 45 km. Cerchiamo di ritornare alla nostra velocità con cui siamo partiti. 45 km mi dà 82 km di autonomia, la batteria in questo stato mi dà 74 km di autonomia, adesso vedremo di arrivare a 125. All'arrivo abbiamo 33 km di autonomia a questa velocità attuale, che sono 125 km orari ormai fissi da un po'. Ok, adesso vi faccio vedere l'autopilot nel frattempo che ci sorpassa un Ferrari. No, è un Porsche tamarrato da paura, Germania. Vedete, allora l'autopilot mi dice di applicare una leggera forza al volante, comincia a lampeggiare di blu, il lampeggio si fa più intenso, comincia un suono con un'icona con due manine rosse. Io aspetto ancora, secondo suono, secondo avvertimento, terzo avvertimento, fine ragazzi, autopilot non è più disponibile, comincia a rallentare, quando si va un pochino più lenti mette le quattro frecce e ferma il veicolo. Che palle guidare senza autopilot, che palle, ma proprio una cosa che proprio non mi piace. In autostrada l'autopilot è super comodo, ti lascia gestire tutto, almeno puoi guardare, puoi fare, puoi essere un pochino più rilassato. Un'altra cosa che vorrei farvi notare in questo momento, ho dovuto
dovuto sorpassare perché c'era uno dietro che mi sfanalava, ovviamente con un BMW a 1000 km/h, e che, come per la frenata rigenerativa, quando la batteria è carica al 100% ci sono i puntini e la frenata rigenerativa è limitata, anche l'accelerazione è limitata quando la batteria è molto scarsa. Infatti vedete che ci sono i puntini anche qui sulla parte di destra. Insomma, è stata una bella esperienza. Adesso siamo al casello, usciamo e ci vediamo a Elnos. Yeah! Ok, siamo arrivati. 313,2 km, 70 kWh utilizzati, quindi abbiamo ancora 5 kWh disponibili. 223 Wh al chilometro è stata la nostra media. Ora ricarico al supercharger. Al 50% di ricarica abbiamo speso 10,50 euro, quindi questo fa supporre che una ricarica completa costi circa 21 euro. Eccoci rientrati in studio dopo 312 km con un tempaccio. È stata abbastanza dura, pensavo a un certo punto di dover mollare e cominciare a fare i 90 km/h o 60 per riuscire a tornare a casa, ma invece ho tenuto duro e sono andato ancora, mi sono spinto ancora a 130, 120, 110, quindi ho tenuto una media molto alta. La macchina più volte mi ha detto di stare calmo, perché è abbastanza conservativo il navigatore di Tesla, corre giustamente, insomma, ma io ho voluto correre qualche rischio in più per voi. E grazie mille per essere stati con noi, lasciate un commento se vi è piaciuto il video. Aiutatemi a crescere utilizzando il mio codice referral per l'acquisto di una nuova Tesla. Vi regaleranno 7500 km gratuiti e anche a me regaleranno 7500 km gratuiti di ricarica al supercharger. Quindi mi raccomando, usatelo e iscrivetevi al canale se non vi siete già iscritti. E grazie.